Allora, dal primo raggruppamento il cocktail. Sorpresa di sotto standard per l'uno, dal quinto gruppo il cerretto dell'Etna, sesto gruppo il seguo italiano, settimo gruppo il musicale il sette irlandese, dall'ottavo gruppo mi è scappato pure un labrador dall'ottavo gruppo, mi è partito il decimo e il giovanotto. Allora, il chihuahua per pelo lungo, partita la schierata con il vincitore del momento dei giornali, il guido. L'abbiamo lasciato per ultimo. Allora, l'abbiamo lasciato per ultimo perché è la prima volta che l'ultima partita. Stavo finisce o no? A chi ti manda? Non posso dire chi ti manda, noi lo sappiamo, Nicola, lo sappiamo, questo lo sappiamo. Allora, è arrivato venerdì, campionato del Cusolare di Mosca, non io sono un po' come non ci dissi. Sembra che la facciamo apposta. Adesso lo vediamo entrare. Perché è convinto? Perché un di meno si recupera poi. Entra in riga adesso, sembra 007 da Mosca a Catanzaro, missione Anduria. Eccolo qua! Camilla Brachimov dalla Russia a Catanzaro. È stato in tribuna a vedere il lavoro dei colleghi, adesso pubblicherà il discorso, facciamo, cioè io parlo benissimo russo, no? Per non confondere il pubblico, vado avanti in italiano. Il giudice non si fa assolutamente influenzare, però lasciamo il vostro giorno a più assetto e silenzio. Dal secondo gruppo il Bullmastic.
Radio Bassotto, stanza Matteo 2. Invitiamo tutti i commissari di Rigno, il gruppo Cinofilo Catanzarese, per cortesia a raggiungerci nel pre-ring. Complimenti per il Cirneco dell'Ecco. E ora la volta del vincitore del sesto documento di Seruggi Italiano. Il commissario di Rigno, il gruppo Cinofilo Catanzarese, Tanti Tutti. Setter Laura Corretriva, e vedete come il 007 non perde un particolare. Stiamo per concludere la sfilata con il Chihuahua a pelo lungo. E concludiamo con il vincitore del decimo gruppo di Aviere, ovverosia il cane più veloce sul quarto libro, il Wipercar. Allora, per cortesia, all'ingresso, proprio lì, davanti a me, dichiarate giovani. Oh.
grazie. Facciamo uscire, dopo che il giudice avrà deciso, tutti i soggetti partecipanti con lo statuto che sparerà. E poi rientreranno i tre vincitori, mentre il giudice Abrakimov li saluta e può uscire. Esce il cocktail. Vai, vai! Applausi! Esce il cocktail! Applausi per il Gymnastics! Esce, si lascia per il momento il Bull Terrier miniatura. Esce per il momento il bassotto standard a pelo. Il cervello. Il segugio italiano. Il setter irlandese. E ora la volta del Labrador Retriever. Il Chihuahua, bienvenido. Ed esce ultimo, cronologicamente, che in ordine del gruppo, il animale più veloce, il Whippet. Allora, mentre il giudice comunica all'interprete e alla nostra assistente di ring i tre vincitori del vestito, dobbiamo dare a Cesare quel che è Cesare e fare le nostre congratulazioni unite per la terra. Mi ha beccato il terzo. Allora, facciamo le nostre congratulazioni e i ringraziamenti. I primi, così, tu. Sì, come ha fatto la condizione? Mi sono fatto un'ottima carriera. Tutti quelli ragazzi. Io li vorrei qua, i commissari di RIN del gruppo Cinofilo Catanzarese, venite dentro, fate un bel giro. Un bel giro, è uscito tutti. Dai, veloci, non li possiamo nominare tutti. Dai, tutti, un giro, tutti. Dai, dai, dai. Dai. Sì, dai. Anche la sera, anche la sera. Eccolo qua, Antonio Miracchi. Che momento di dignità, è bellissimo. Poi Franco Agrego, vieni. È bellissimo di essere amici.
bellissimo. Donatella Bertucci, eccola lì. Speriamo che non chiami anche la parentela, che se no domenica ce la chiamiamo anche la figlia. E ad Antonio, dov'è Antonio Critelli? Eccolo lì, Antonio Critelli. E ad Aldemarra. Belli, non si può dire, bravi, lasciamo il commento, prego, tornate in gabbia per piacere. Critelli, vado dal parrucchiere, non è lì, per piacere. Sì, ma vado al tuo sacrario, un amico nostro. Santa donna. E basta. Io vorrei ringraziare lo sponsor, venga dottor Furfaro, amministratore delegato di Voglia Carina Italia, è vero o no? Direttore generale, c'è nessuno, c'è proprio nessuno, ma chi sta domanda? Allora, i complimenti allo sponsor Voglia Carina, però i complimenti maggiori vanno ovviamente a chi ha realizzato questo weekend, mille soggetti, cioè il gruppo cinofilo Catanzarese. Allora, io dal fotografo dell'Atlas non voglio foto. Questa era sulla sareggia, non le cioccolate. Bene, allora veniamo all'aspetto vicino tecnico. Allora, Camillo, facciamo. Allora, 007, la mosca catanzara, missione 2. Allora, terzo posto, sicuro? Vuoi un aiuto? Come diceva Vladimir, ti diceva sempre questo. Terzo posto è questo qui. Il terzo classificato della due giorni, 1000 soggetti iscritti, Destination de Catanzaro 2014, è il, non so da dove entra, ma sposterei i bambini. Largo di Eritrano. Grazie, arriva di corsa il Bullmastiff. Bel giro, felice anche il cane, il nostro figlio di padrona, guarda di lui. La giugno terzo, e Fabrizio sta pensando, bisogna dire dopo, ma non può parlare perché adesso è impegnato. Secondo posto, a chi dobbiamo dare il secondo posto? A chi? Al? A lui, Petra. A chi l'abbiamo dato? Cernico Whippet. Lei non può? Al Bobtail! Un bel giro di ring, anche lui! Grande! Grande! Botte con la impera, il mio storico! Secondo posto, il vincitore di questi due giorni, se sentono scommesse, Cirneco, io lo so che tua mamma è morta, signorina, che ti si per lei e per te. Allora, fino all'anno prossimo non se ne faranno più a Catanzaro, ma per quest'anno su 1000 iscritti in due giorni il vincitore è The Winner. L'unica cosa che sia in inglese, The Winner is. Un attimo,
Ok, ci impiegherà un po' ad arrivare fino a qua, il Chihuahua! Thank you.